Slavoslav, diamo inizio a questo torneo bandito in onore delle nostre figlie, in omaggio alla loro bellezza e alla loro virtù. Siate i benvenuti, re, principi e cavalieri di ogni contrada. Cimentatevi coraggiosamente, con ardimento e destrezza, per conquistare l'ammirazione degli uomini e l'amore delle belle dame. Non dimenticate però le leggi della cavalleria. Esse vi obbligano a essere sempre generosi e magnanimi con i vostri avversari. Che la cieca dea della fortuna resti accanto ad ognuno di voi. Per primi si affronteranno con scudo e lancia Sua Maestà Re Norberto III e Sua Altezza il Principe Severino. Il principe Casimiro e Sua Altezza il principe Dalimil combatteranno ora affrontandosi con spada e scudo. Figliole mie, i più nobili e coraggiosi cavalieri del mondo stanno combattendo per conquistare la vostra mano. Avete per mariti tre assassini. Tre vincitori. Sto cercando il mio successore, non uno straniero. Scudo e la scure si affronteranno il nobile cavaliere Zlatan e Sua Altezza il principe Valdemar. Padre, fermate! Non posso assistere a questa barbarie. Figliola, che dici? Presuntuosa e disobbediente.
Ha offeso gli ospiti. Perché tu ti consideri un ospite? Dove sei? Fatti vedere. Vieni qui. Amore mio, portami lontano con te. Hai sentito quelle grida? Mio padre mi vuole dare marito. Perché non mi rispondi? Non posso portarti nel regno di mio padre. Laggiù moriresti. Quando mi dirai finalmente chi sei? Quando saprò da dove vieni? Appena potrò ti dirò tutto, se non avrai già scelto il tuo sposo. Ora sparirai e chissà quando ti rivedrò. Per chiamarmi basta che tu soffi su questa rosa e io correrò subito da te. È di sale purissimo. Il minerale più prezioso che nasconda la terra. Senza non ci sarebbe vita.